Oggi sono sempre partito da Villaggio Piras e mi sono spinto a nord e sto praticamente alla punta finale della Maddalena. C'è un bel maretto mosso, come vedete sarà, non so se si capisce, ma sarà un circa mezzo metro d'onda, a volte aumenta. Però non mi dà fastidio, solo delle volte. Quando becco l'onda contro mi rallenta, quindi però insomma non sono mai caduto. La cosa più fastidiosa è sempre il vento che non ti fa andare avanti. Ho già fatto 3,5 km, circa un'oretta, e niente, adesso piano piano le onde mi stanno spingendo addosso gli scogli. Volevo fare solo una piccola, farvi vedere l'attrezzatura. Allora, qua dentro ho tutta l'attrezzatura fotografica che mi serve e in più ho altre cose. Qui c'è l'ancora, il robottino per andare a fare il sub, le ciabatte quando sono partito, i pesi, il Garmin, e da quest'altra parte invece ho un'altra sacca stagna. Però mi sa che mi devo spostare, se no vado a finire, come vedete, quando a volte arrivano certe onde fanno un bel maremoto. E qui ho viveri, maschera, boccaglio, quant'altro, muta, leash, insomma tutto quanto quello che mi serve. Ora mi muovo, altrimenti faccio una finaccia. Ecco, mi sono spostato, guardate che bella zona dove sto. Anche qua ovviamente non c'è nessuno perché il mare spinge di qua e quindi con le barche si sta scomodi, ma se io volessi fare un'immersione potrei tranquillamente piazzarmi proprio là a ridosso e buttare l'ancora, tanto il SUP non pesca niente, sta fermo anche con un'ancora da 1,5 kg come l'ho presa, e niente, potrei fare l'immersione. Però in realtà il mio obiettivo è quello, oltre che vedere la parte a nord della Maddalena dal SUP, se ce la faccio vorrei arrivare a quelle isolette là. Ok, credo di essere arrivato più o meno a metà strada. Lì c'è la Maddalena, quella là è Spargi, dietro Spargiotto, e qui ci sono quelle isolette dove dicevo che volevo arrivare. Adesso qui sto a mezzo al mare, non c'è niente e nessuno. Ogni tanto passa qualche barca, mi salutano. So già che pensano sto pazzo dove sta andando, però vabbè, non sanno che dopo un po' i muscoli vanno quasi da soli, non sto faticando granché. Certo, devo dire che c'è poco vento, c'è mare, vedete, c'è mare che viene da nord, però lo scavalco bene, non ho grandi problemi. Ecco, lo faccio vedere, non so se così si vede. Qui sotto ci sarà un fondale, boh, non so, mi ricordo quando ero passato con la barca, erano 50-100 metri sotto, quindi non è per le mie facoltà di andare sotto. E mo proseguo, mi metto a sud di quelle isolette, così non c'ho il mare, dovrebbe essere calmissimo là. Eccoci, dopo 6,5 km di navigazione. Sono arrivato a questa isoletta qua e ci sta adesso 3-4 isolette tutte qua intorno. Adesso me le giro, cerco il punto migliore dove buttare l'ancora e il punto migliore anche dove fare le immersioni. E niente, abbastanza calmo, ci stanno solo un po' di cavalloni,
lì si vede la Maddalena da dove sono partito, dietro c'è Caprera, da vedere quella zona là che sembra molto bella. Come vedete qui non c'è nessuno e sto bene. Ok, continuo il mio giretto. Ecco, ho trovato la mia caletta qui, proprio in mezzo a tutti i scogli di uno scoglio dell'isola. Ho trovato questo punto dove addirittura posso stare in piedi, posso arrampicare, posso stare, non dico sdraiato, ma insomma, tanto c'ho il sap ancorato qui, proprio natura incontaminata. Ora preparo la muta, la roba per andare sotto e dove farò un giro, passo di qua o qua in mezzo, scendo di là. Una bella immersioncina, sarò stato circa 2 ore in acqua, però con la muta lunga è una bellezza perché non hai mai freddo. Giusto alla fine il robottino mi ha fatto fare tutto il giro di questi scogli qua intorno e anche nelle parti più profonde, e mi dà la possibilità di fare anche più apnea perché mi affatico di meno quando sto su e posso esplorare più territorio. Il mare continua ad essere calmo, vento quasi assente, qualcosina da nord come previsto, ma praticamente assente. Sono quasi le 4, ho visto che all'andata ci ho messo con calma, mi sono fermato un sacco di volte, un paio d'ore, quindi al ritorno, avendo un po' di vento a favore, potrei metterci anche di meno, pure se non ci fosse assolutamente vento, va bene lo stesso. Adesso mi mangio un po' di frutta. Prendo la frutta perché mi idrata anche. Non mi appesantisce, anche se trovassi un altro posto dove fare le immersioni, non mi darebbe peso, mi sazia. Quando faccio tanto movimento alla fine non mi viene fame, mi viene fame magari la sera quando sto a riposo, però già il pensiero che adesso devo muovermi e cos'altro, mi piace stare leggero. Lo so che a molti sembra una cosa impossibile, però è così, anche quando vado sott'acqua non avere, non lo so, sentire lo stomaco che sta digerendo qualcosa è... mi fa essere più, mi fa stare meglio, non sento nulla di che. Va bene, e adesso mi preparo e faccio un altro giretto e poi comincio a tornare indietro. Prossima volta mi metto là, una bella calettina tutta protetta, bella, tranne che quando c'è il mare da ovest chiaramente.